La cultura per superare le chiusure, i pregiudizi e i razzismi, i libri e le parole per abbattere i muri. Con questo spirito la Toscana approda come regione d'onore alla 30ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di incontri dal 18 al 22 maggio per confrontarsi su buone pratiche e dialogo culturale in uno spazio di oltre 200 metri quadrati dove la Toscana racconterà la sua cultura. Il filo conduttore della Toscana al Salone del Libro è stato presentato dalla vicepresidente della regione Monica Barni insieme al cantante Francesco Guasti e allo scrittore Marco Vichi. Ci sarà anche lo spazio per le biblioteche pubbliche ma anche per quelle che si spostano nei luoghi dove è ancora più necessario leggere. Quindi una riflessione sulle letture nelle scuole, una riflessione sul ruolo delle biblioteche, non più semplicemente come luogo di prestito, ma come davvero piazze del sapere, piazze di incontri e ancora sul tema della lettura nelle carceri, ma anche andare oltre il tema della lettura, ma unire alla lettura tutti i linguaggi del contemporaneo. Ma la Toscana al Salone del Libro vuole portare tutti i temi della cultura, come la musica, rappresentata dal cantante pratese Francesco Guasti, terzo tra le nuove proposte nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, e tre giovani premiati della prima edizione del progetto della regione Toscana 100 Band. Sicuramente sarà un'emozione grande per me, una grande responsabilità anche, no? In qualche modo di rappresentare la cultura musicale toscana in un salone così importante, il Salone del Libro di Torino. Quindi sono emozionato anche, non vedo l'ora di farne parte. Ringrazio la Regione Toscana per avermi dato la possibilità di essere là. La Toscana porterà così a Torino, oltre ai libri, altre forme di cultura, linguaggi per andare oltre i confini. Musica, pittura, scultura, tutto quello che mette l'uomo di fronte a uno specchio e che lo fa riflettere su se stesso serve a migliorare, appunto, a creare degli anticorpi contro la parte peggiore dell'uomo che tutti abbiamo.